gioco calcio d'angolo battuto corto, occhio al 6, in aria fa partire il destro, si butta il difensore del Venezuela, poi la palla viene respinta e si inventa un gol incredibile il centrocampista dell'Albania. Il loro portiere ancora deve sporcarsi i calzettoni, mentre adesso incanta e serpenti il numero 7, palla dentro che diventa buona dopo una deviazione per Irsid che se la sistema. Irsid l'appoggio per l'11, in aria il mancino, 2-0 Rigels. Riccardo Bonolis interrompe il pensiero del Venezuela, Irdis che arriva in zona tiro, Irdis una finta ancora libera per Rigels, in aria Rigels, intervento mostruoso da parte di Galeggio che tutto solo in aria preferito calciare invece di servire un compagno. Irdis si gira, Irdis murato anche il 10, palla profonda verso l'11 che con il tacco si inventa una traccia e una pista geniale per il 4, in aria il destro fuori di pochissimo, semplice rimessa dal fondo dell'Albania che poi adesso con il destro pettina il pallone e fa correre il numero 3, cross basso per Mario che viene messo giù. Calcio di rigore per l'Albania che adesso ha la possibilità di chiudere il match. Parte il capitano con il destro alto, se lo divora il penalty Arben, si rimane quindi 2-0, sana e giusta Rigels per il 3-0. Rigels cala il tris l'Albania e cala la doppietta il numero 11. Attenzione perché adesso c'è un po' di spazio invece per il 4 che salta, il 4 dell'Albania entra in area, grossa che arriva sul secondo palo e il colpo di testa ad accorciare le distanze del centravanti del Venezuela, 3-1. Corre ancora Cipriani che prova a prendersi il binario, Jimenez lo scambia con il 4, ancora Cipriani, 3-2, attenzione, si riapre tutto al Renato Fiorentini, Stefano Cipriani che veramente non smette mai di stupirci. Mario, controllo in aria, forse c'è un tocco con il braccio, è così, calcio di rigore per l'Albania. Questa giocata parte a Lyon, va il 6 che non sbaglia, apre il piattone e fa 4-2 per l'Albania sulla catena destra del campo con l'Albania però che adesso riesce ad avanzare con il 20, in aria c'è tutto solo sul secondo palo Rigers che non tocca, autogol del 22. Il fatto importante però è che l'Albania chiude i conti 5-2, quindi sarà sicuramente una chiave di lettura importante mentre qui Cela prende la porta e fa 6-2 con il mancino, riesce anche lui ad iscriversi sul tabellino dei marcatori. Game, set and match per l'Albania. Su questa giocata fischia 3 volte, il direttore di gara passa agli archivi. Albania-Venezuela 6-2.